Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno con noi la nostra rassegna stampa del mattino. Oggi, venerdì 31 maggio, alle 8:30 in punto, di nuovo insieme per leggere e sfogliare le notizie di carattere nazionale e locale nei quotidiani principali oggi in edicola. Vi presento subito l'ospite, che in realtà oggi sono due, ma secondo ci raggiunge tra poco. Intanto partiamo dal primo ospite. Oggi parleremo di Versilia, soprattutto di balneabilità, di mare e di spiaggia. Vi presento un imprenditore, Giovanni Bigotti. Buongiorno a voi. Buongiorno Giovanni. Giovanni è un imprenditore di una start-up, di una giovane realtà, la Marina SRL, nata nel 2017. Esatto. E ideatore toscano, insieme ad altri cinque soci, se non sbaglio, Quattro, sì. quattro soci, di un'app innovativa che vuole diciamo, promuovere il turismo balneare. Dico subito, è anche un po' complicato spiegarlo in due parole, ma lo farà lei. Dico subito che questa app innovativa comporta un vantaggio sia per quanto riguarda i balneari, sia per quanto riguarda i bagnanti che vogliono spendere una sola giornata anche al mare, sia per quanto riguarda anche coloro che hanno effettuato gli abbonamenti anche stagionali, quindi coloro che hanno prenotato l'ombrellone e gli sdraio per una stagione intera. Giovanni. Sì, buongiorno, grazie innanzitutto di avermi dato l'opportunità di essere qui con voi. Niente, Marina App è un'applicazione appunto sia per Android che iPhone e consente, diciamo, agli stagionali di liberare il posto spiaggia nei momenti in cui non l'adoperano. Un bagnante può prenotare lo stesso posto spiaggia a un prezzo ridotto. Quindi è un circuito dove diciamo, il beneficio viene dato sia allo stagionale che riceve bonus da spendere nel proprio stabilimento, sia a un bagnante occasionale, giornaliero, come posso dire, di avere una tariffa più economica dell'ombrellone per quel giorno. E sia, diciamo, lo stabilimento balneare che riceve un cliente che molto probabilmente non avrebbe intercettato se non grazie al circuito Marina, appunto. Questa app, Giovanni, è valida, è utilizzabile in tutta Italia, quindi in tutte le coste Sì, italiane, giusto? È esatto. nata, l'avete ideata a Bologna, giusto? Perché la Sì. start-up nasce a Cesena, se non sbaglio, mi corregga Cesena. appunto, No, prego. se no. Sì, al Cesena Lab, diciamo, è il polo del comune di Cesena, in collaborazione con l'Università di Bologna. È nata questa idea diciamo, da tre ragazzi, cui poi si sono aggiunti due soci, fra cui uno io, l'unico toscano, diciamo, Lucchese, giusto? Sì, esatto, sì. Tutti avevamo avuto appunto questa idea. E ci siamo trovati un po' anche per caso, se si può dire, è nata questa idea e abbiamo lavorato molto per offrire, diciamo, dietro le quinte, c'è cioè un lavoro grosso di programmazione e adesso stiamo, oltre alla Riviera Romagnola, da quest'anno vogliamo attecchire qui in Versilia e insomma i risultati già ci sono. Ecco, in Versilia ci sono già riscontri, parliamo anche proprio Sì, in abbiamo già termini numerici. circa 25 stabilimenti affiliati al circuito e sulle prime è sempre una novità, quindi tanti stabilimenti trovano l'idea interessante perché è interessante effettivamente, ma qualcuno un po' per paura di non riuscire ad operare, diciamo, l'app, che è Certo. tra l'altro molto semplice, un po' perché magari non ci conoscono. È chiaro, il nostro lavoro è di farci conoscere da quest'anno qui in Versilia e quindi qualcuno rimanda, tanti diciamo rimandano all'anno prossimo, ecco. Certo, ci fermiamo qualche istante per iniziare la nostra rassegna stampa. Abbiamo un'ultima ora, una notizia di cronaca: è avvenuto a Camaiore un accoltellamento nella notte, un cinquantenne è stato accoltellato a Santa Maria Albiano, è stato un agguato mentre tornava a casa, è stato trasportato l'uomo in codice rosso al Versilia, poi a Cisanel, è successo intorno alle 2 di notte.
notte mentre l'uomo rientrava a casa. Sulla vicenda, sul fatto indagano i carabinieri. Vediamo le prime notizie, le pagine principali dei nostri quotidiani. Partiamo dal Tirreno, il fascicolo di Viareggio. Pronto soccorso, a rischio caos. L'ASL va in cerca dei neolaureati. Mancano almeno 6 medici. L'obiettivo è assumere dei giovani da far entrare in servizio a luglio. Previsti anche dei maxi straordinari e l'incremento dei posti letto in medicina. Sempre la prima pagina, stop alla plastica del 21 giugno, un argomento di cui poi parleremo anche con il nostro ospite. Rivoluzione in locali e bagni. Scatterà appunto il 21 giugno l'ordinanza antiplastica nel comune di Viareggio, come vi avevamo anticipato qualche settimana fa nel nostro telegiornale. Una rivoluzione per locali e bagni. E sotto una notizia da Forte dei Marmi: il parroco allontana il cane dalla chiesa. Scatta la protesta alla parrocchia di Vittoria Puana dopo che il parroco appunto ha allontanato il cane di una fedele dalla chiesa. A Pietrasanta, bicchiere in faccia al divo della televisione, condannato. Il bicchiere è stato lanciato in faccia a un divo del reality Grande Fratello in una serata alla Bussola e questo gesto è costato una condanna. Approfondiamo quindi subito la pagina principale, le notizie principali, l'argomento all'ordine del giorno, quello che riguarda l'emergenza medici al pronto soccorso. A proposito, vediamo il servizio realizzato dal TG Noi. La carenza dei medici al pronto soccorso dell'ospedale Versilia è adesso più che mai un'emergenza, come lo è per l'intera azienda ASL Toscana Nord-Ovest e nel resto d'Italia. Il problema? Non si trovano le professionalità. Mancano quindi specialisti della medicina d'urgenza. È la stessa direttrice generale Maria Letizia Casani a confermarlo alle porte della stagione estiva, che richiede di mettere in campo un piano straordinario per permettere l'ingresso immediato di giovani medici. C'è un'importante iniziativa di livello regionale che vede l'ingresso in formazione di giovani medici, su cui verrà organizzato un corso di 300 ore e che potranno da subito affiancare in formazione, dico da subito e da subito intendo già probabilmente da metà giugno, primo luglio, i nostri medici dei pronti soccorso, consentendo comunque un alleggerimento, soprattutto nella fase diurna, dei carichi di lavoro. Noi abbiamo provato tramite Ester, abbiamo fatto concorsi, abbiamo cercato di reclutare anche medici specialisti convenzionati interni, che è un'altra tipologia di rapporto rispetto al personale dipendente. Abbiamo provato laddove c'erano i presupposti anche a fare dei bandi per incarichi libero professionali, ma noi stiamo cercando in tutti i modi di reclutare il personale. Il problema è che non c'è personale formato. Per colmare il deficit, inoltre, che nell'intera azienda è di 43 specialisti e di almeno 4 nel pronto soccorso del Versilia, la direzione ha deciso di rimettere in servizio personale in pensione. Nel frattempo arrivano 8 infermieri di rinforzo a giugno. I numeri dell'emergenza parlano chiaro: dal 2016 al 2019 sono aumentati gli accessi al pronto soccorso, quasi 77.000 nel 2016, oltre 79.000 nel 2017, quasi 82.000 nel 2018. Anche nel primo trimestre 2019 l'aumento è evidente rispetto agli anni precedenti, oltre 19.000 contro i 18.000 dei primi tre mesi del 2018. Sono positivi in particolare i dati d'attività sui codici gialli. La percentuale è passata dal 74% del 2017 all'81% del 2018 ed è in miglioramento anche in questi primi mesi del 2019. In generale, nell'intero ambito territoriale dell'ospedale Versilia, il personale medico è aumentato negli ultimi 4 mesi del 29%. Torniamo a parlare con Giovanni Bigotti di questa app, di questa sua realtà imprenditoriale. Ecco, oggi creare una startup
significa scommettere anche più del passato, perché bisogna mettere in campo idee innovative, ma non è solo questo il problema, perché l'idea innovativa magari viene in un momento e quindi può conseguire appunto un exploit come questo, questa idea appunto interessante della vostra app, però il punto poi è mantenerla nel tempo, questa credibilità. Certo, quello che noi diciamo puntiamo è il fattore, diciamo, abbiamo cercato di costruire un sistema gradevole anche dal punto di vista grafico per gli utenti e molto semplice, molto smart, se si può dire, ecco. Non crediamo diciamo, nelle app complesse, quindi abbiamo fatto una cosa semplice da utilizzare sia per i bagnanti sia per gli stabilimenti balneari, ecco. Posso anche dire eventualmente come anche a me è venuta questa idea. Si parla, diciamo, nel lontano non tanto, però insomma nel 2016, mentre ero al mare, come può capitare a tutti, ok, vedevo ombrelloni di appunto di stagionali liberi, e così ebbi questa idea, dissi fra me, ma guarda quanti ombrelloni liberi che ci sono, ci vorrebbe un meccanismo sincronizzato dove un bagnante può magari prenotare l'ombrellone di uno stagionale anche a un prezzo agevolato, chiaramente, perché quell'ombrellone è già stato, diciamo, acquistato per tutta la stagione dallo stagionale. Secondo lei, se questa idea prendesse veramente piede, potrebbe essere la chiave anche per rilanciare il turismo nelle nostre coste, visto che il problema spesso è appunto anche quello, anche trascorrere una giornata al mare, se effettivamente non ci sono ad agosto, è difficile anche improvvisare e trovare posti liberi a volte, quindi potrebbe essere anche uno spunto per lanciare il turismo dalle zone limitrofe della Versilia. Certo, certo, questo è, diciamo, è una leva, noi pensiamo che sia la chiave di volta per rilanciare, diciamo, il turismo nella Versilia, non solo. Pensiamo anche alle piccole realtà, ai piccoli stabilimenti che magari non hanno un po', diciamo, spirito di iniziativa propria, e un po' perché appunto magari sono in zone meno raggiunte da un potenziale bagnante. Essere su una piattaforma dove un bagnante, diciamo un potenziale cliente da Firenze, può vedere già anche la mattina stessa, quando uno si alza e vuole andare al mare, vedere le varie offerte, le varie proposte degli stabilimenti e decidere dove andare. Quindi arrivare lì con la macchina, chiaramente sull'app c'è una geolocalizzazione, quindi pensiamo, che so, coppia con due bimbi, caldo in estate, arrivare lì sul posto, saper già di avere l'ombrellone prenotato, pensiamo che sia un valore aggiunto, ecco. Mentre per coloro che hanno prenotato l'intera stagione, ecco, quali vantaggi ci sono nel concreto? Per lo stagionale che libera il suo posto, abbiamo pensato si chiama Borsellino, è praticamente sempre sulla app appunto un credito cumulativo da spendere nel proprio stabilimento. Generalmente, se uno ha un bar o un ristorante, quello che va la maggiore. Ciò non toglie, a fine stagione, dipende dal gestore dello stabilimento, può scontarlo a fine stagione al saldo della quota dello stagionale. Ok, chiaro, ci fermiamo per il primo break pubblicitario, torniamo tra qualche istante. Di nuovo insieme per la nostra rassegna stampa in compagnia di Giovanni Bigotti, stiamo parlando di stagione balneare che finalmente dovrebbe essere iniziata, un'app innovativa
per cercare quindi di aiutare sia i balneari ma anche i turisti per cercare di rilanciare il turismo e anche per venire incontro agli stagionali. Leggiamo una notizia dal Tirreno che riguarda appunto la balneazione con l'ordinanza che scatta il 21 giugno sulla plastica. Quindi plastica addio, dal 21 giugno scatta l'ordinanza, ma è già caos. Nei bagni, nei bar e nei ristoranti è consentito solo l'utilizzo di stoviglie e contenitori in polpa di cellulosa biodegradabile. Ecco, il conto alla rovescia per l'addio alla plastica, tra l'altro, dovrebbe iniziare proprio domani anche l'ordinanza regionale attiva in tutte le coste d'Italia. Appunto, dovrebbe essere perlomeno ad ora in partenza un banco di prova, ma il Comune ha voluto portare avanti anche iniziare a intraprendere un percorso a sé nella lotta ai rifiuti di plastica. Quindi conto alla rovescia per l'addio alla plastica usa e getta su tutto il territorio del Comune per quanto riguarda l'utilizzo di stoviglie, posate, bicchieri, contenitori per il cibo in ristoranti, bar e pub. Scatterà il 21 giugno, così l'intenzione dell'amministrazione comunale con l'assessore Federico Pierucci, che alla stesura si sta dedicando. L'ordinanza impone l'utilizzo unicamente di oggetti in polpa di cellulosa, materiale biodegradabile e compostabile che si ricava da scarti di lavorazione di piante a ricrescita veloce, in particolar modo canna da zucchero, bambù o paglia, e resiste fino a una temperatura massima di 100 gradi centigradi. Già in molti stanno ordinando quanto necessario all'attività nel nuovo materiale, che qualche problema lo pone. Questo lo ha sottolineato Roberto Vannozzi, titolare insieme al fratello Galliano dell'omonima gelateria in passeggiata. Dice: un esempio per tutti è quello dei coperchi per i bicchierini destinate all'asporto di bevande calde, prima fra tutte il caffè. I coperchi non sono in polpa di cellulosa, ma in placche biodegradabile, ma non compostabile, va dunque smaltito insieme alla plastica. Tra i commercianti più giovani e più sensibili c'è chi si sta organizzando anche sul fronte della lotta alle bottigliette. Al bar The Club in Darsena, Omar Bertolucci mostra al cronista del Tirreno l'acqua in lattina che costa di più e contiene meno liquido. Devo capire, dice, se vanno in lavastoviglie e fino a quanti gradi. Insomma, questa rivoluzione nelle coste anche versiliese sta creando un po', ovviamente, di scompenso anche tra i balneari. Lei che cosa ne pensa? Ma chiaramente sulle prime di una novità, anche questa, diciamo, io sono, non posso che essere contento di questa iniziativa. Tra l'altro, devo dire, avendo conosciuto alcuni stabilimenti, ci sono due o tre precursori di questa cosa che già a fine scorso anno avevano adottato, diciamo, sistemi alternativi alla plastica, tra l'altro. In Versilia. In Versilia, sì, a Pietrasanta per l'esattezza. Quindi ben vengono queste iniziative. Che comporteranno comunque dei costi aggiuntivi nell'immediato. Sì, esatto, ma poi secondo me questi costi si spalmeranno sulla massa, cioè nel senso, se tutti adotteranno questo sistema, anche il costo chiaramente scende per diciamo costi vivi, chiaramente, no? Niente, diciamo che posso dire, è un'iniziativa lodevole e ben vengono queste cose qui. Sono veramente contento di questa cosa, ecco. Ecco, ora un altro tema caldo che riguarda la balneazione, adesso a fine elezioni, il tema proroga delle concessioni. Ecco, l'Unione Europea aveva bocciato, appunto, a notizia di poche settimane prima delle elezioni, la proroga dei 15 anni delle concessioni ed è molto probabile entro l'estate che venga attivata una procedura di infrazione L'infrazione. verso l'Italia. Quindi, insomma, il sospiro di sollievo dei balneari di qualche mese fa, diciamo, ora è a rischio, anche perché tanti hanno scommesso su questa stagione per fare investimenti. Certo, alcuni balneari hanno già investito, sapendo appunto di questa proroga di 15 anni, e
effettivamente è una piccola doccia fredda questa qui, a un fulmine a ciel sereno, come si dice. Sperando che ripensino a questa cosa in Europa, vediamo il tempo, diciamo, col tempo vedremo cosa uscirà fuori. Sì, anche perché è stata cosa ormai fatta, voglio dire, sì, esatto, a scoppio ritardato, quindi l'organizzazione, esatto, esatto, potrebbe essere, insomma, una bella tegola sul turismo, sì, balneare. Certo, anche, esatto, più che altro per gli stabilimenti, che chiaramente uno deve investire nella sua azienda, fra virgolette, sapendo domani sarò qui oppure no. È chiaro che uno con quale spirito investe, ok? Tra l'altro questa Bolkestein, so che il nome viene da un parlamentare olandese, sì. Non so quanto ne sappia, diciamo, di stabilimenti, esatto, balneari, ecco, italiani. Insomma, esatto, quindi andrebbero valutate caso per caso. Io sono contro la Bolkestein e diciamo a favore di una rimodulazione eventualmente dei canoni, dei maniali, quello sì, mm-hmm, perché ci sono realtà dove anche zone diverse. Dice che i canoni siano talvolta anche irrisori. Esatto, in alcuni casi questi canoni sono irrisori, questo va detto. Uh-huh. Ci sono stati anche altri servizi, eccetera, anche in passato sulla TV. Ci sono altri casi dove i canoni sono anche troppi, diciamo, come per uno stabilimento balneare. Andrebbe rifatta in Italia una statistica delle zone di valore e assegnargli dei canoni specifici. Perché il rischio, ecco, appunto, di essere appunto un turismo balneare completamente fuori controllo in questo senso, e anche che si avanzi con la privatizzazione delle nostre coste, certo. Questa è un po' la preoccupazione, appunto, certo, che ruota intorno alla Bolkestein. Esatto, un imprenditore magari europeo con finanziamenti, che chiaramente non mancano, può magari con una gara d'appalto, certo, entrare in un posto e magari farci tutt'altra cosa che uno stabilimento, diciamo, balneare. Ecco. Quindi lei dice sia la proroga delle concessioni, però con maggiori controlli e maggiori regole. Assolutamente, sì. Dei 15 anni bastano 15 anni? È già, un bel traguardo, diciamo. In 15 anni sono tempi, è un tempo mediamente lungo, quindi sarei contento di questi 15 anni fossero 15 e non fra 2-3 anni cambia magari un governo, cambiano, diciamo, partiti e si arriva a rimescolare questa cosa qui. Continuiamo con la nostra rassegna stampa, sempre dal fascicolo del Tirreno di Viareggio. Pronta la nuova chiesa del Varignano, l'8 giugno la inaugurerà il Vescovo. Montate in questi giorni le 8 campane del campanile, recuperati un affresco, il crocifisso e parte delle panche. E poi sul disastro ferroviario, oggi nei luoghi della strage, le voci e i colori degli studenti nel 10° anniversario. Questa mattina alle 9 i bambini e gli studenti delle scuole delle città renderanno omaggio alle vittime in una giornata celebrativa intitolata Soltanto per amore. Sarà un susseguirsi di performance teatrali, spettacoli musicali, di canto, di ballo, di ginnastica artistica. Via Ponchielli, via Porta Pietrasanta si trasformeranno in un vero e proprio teatro all'aperto. Un barzellettiere viareggino alla ritrovata, la sai l'ultima. David Dinelli, 45 anni, ha ereditato la passione dal padre Beppe, impiegato comunale. La trasmissione andrà in onda il 4 giugno su Canale 5. E poi nella pagina seguente, a pagina 3 del Tirreno, fascicolo di Viareggio, rischio caos al pronto soccorso, l'abbiamo vista prima nel nostro servizio, l'ASL va a caccia di neolaureati da inserire già da metà giugno attraverso percorsi di formazione, perché appunto mancano, secondo quanto anche dichiarato ieri in conferenza stampa dalla direttrice Maria Letizia Casani, mancano professionalità pronte
da inserire immediatamente nell'organico proprio in vista della stagione estiva. Il Tirreno dice mancano 6 medici, ma a noi ieri Casani ha riferito che manchino un minimo di 4 medici. Forse 8, quindi si va appunto da un lasco da 4 a 8 medici, ecco, 4 il minimo, ha spiegato ieri Casani, indispensabile per avviare la stagione estiva. L'obiettivo è trovare dei giovani almeno per luglio, previsti anche ore di straordinario in più e l'aumento dei letti in medicina generale. Continuiamo tra qualche istante la nostra rassegna stampa, adesso ci fermiamo per il secondo break pubblicitario, a tra poco. Eccoci rientrati di nuovo con la nostra rassegna stampa del mattino, stavamo sfogliando le pagine del Tirreno di Viareggio. Oggi l'ultimo saluto all'anziana travolta in bici sul cavalcavia. Rachele Marin era conosciuta da tutti come Gilda, aveva gestito il bar all'interno dello stadio dei Pini. Ci saranno tante persone oggi pomeriggio alla chiesa del Terminetto a dare l'ultimo saluto a Rachele Marin, 81 anni, la donna che è morta nella mattinata di mercoledì mentre attraversava il cavalcavia Barsacchia, la Migliarina. Il suo decesso ha scosso e non poco lo zoccolo duro storico dei tifosi del Viareggio che la conoscevano come Gilda. È stata con lei che per diverso tempo negli anni 80 ha accolto con un sorriso i fan dei bianconeri al bar dello Stadio dei Pini che apparteneva a Giampaolo Paoli. Guardiamo anche, diamo un'occhiata al nostro sito per la rassegna stampa dal web in apertura per la serie Incontri con le eccellenze. A Lucca arriva Gino Strada, il fondatore di Emergency, atteso per un doppio incontro organizzato dalla Fondazione Banca del Monte e la Fondazione Lucca Sviluppo. Vediamo questo servizio. Fornire alla popolazione gli strumenti adatti per far sì che ogni individuo abbia la possibilità di sviluppare un pensiero critico personale. È questo lo scopo con cui la Fondazione Banca del Monte e la Fondazione Lucca Sviluppo hanno ideato gli eventi pubblici denominati Incontri con le eccellenze. Il secondo appuntamento di questa edizione 2019 è sicuramente uno di quelli che lasceranno il segno in coloro che lo seguiranno. Ad incontrare il pubblico lucchese sarà infatti il fondatore di Emergency, Gino Strada, per un doppio appuntamento alla Chiesa dei Servi. Il primo alle 21 di lunedì 3, aperto a tutti, il secondo martedì 4, dedicato esclusivamente agli studenti delle scuole superiori, realizzato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale. La scelta di Gino Strada è stata dettata proprio dalle finalità con cui sono nati gli incontri, cioè mettere in contatto il pubblico con esempi di coerenza di azione e pensiero, senza dare giudizi sull'operato dei protagonisti, ma proprio per far capire l'importanza di questa coerenza. L'incontro con Gino Strada rientra nel programma di incontri con le eccellenze che la Fondazione porta avanti da anni. Per noi le eccellenze sono persone che hanno fatto buone opere, che hanno dimostrato costanza e coerenza fra le proprie idee e le opere. Gino Strada è un testimone perché lui fa. Più che parlare fa opera, opera in situazioni di difficoltà, ha un concetto della sanità uguale per tutti, gratuita, dove le attese per i poveri sono uguali a quelle per i ricchi, dove la qualità della cura è uguale per tutti, perché il diritto alla sanità, il diritto alla salute è il diritto fondamentale per l'uomo. Sempre dal nostro sito, scorrendo il nostro sito, un'altra notizia. 3 progetti per il recupero del ponte Marchi a Pescia, che dallo scorso agosto è utilizzabile solo a uso pedonale dopo le problematiche emerse a seguito di una segnalazione di un cittadino e il sopralluogo dei vigili del fuoco. Vediamo anche questo servizio realizzato dal TG Noi. Ci sono 3 progetti possibili per riaprire al traffico veicolare il ponte del Marchi a Pescia, che dallo scorso agosto è utilizzabile solo a uso pedonale, dopo le problematiche emerse a seguito di una segnalazione di un cittadino e il sopralluogo dei vigili del fuoco. Se ne è parlato in un incontro pubblico che si è svolto nei giorni scorsi al Bal Menograno, alla presenza dell'assessore ai lavori pubblici Aldo Morelli e dell'ingegnere Enrico Mangoni, il professore dell'Università di Firenze incaricato dello studio. Nel corso dell'incontro Mangoni ha presentato 3 ipotesi progettuali per il recupero funzionale del ponte.
come è sempre stato, recuperandolo staticamente per un costo di circa 800.000 euro, arricchendolo di piste ciclabili pensili laterali per una previsione di spesa di 1,3-1,4 milioni di euro, modificandone la sede stradale e aggiungendo le piste ciclabili per una spesa di 1,2 milioni di euro. Per quanto riguarda la situazione attuale del Ponte del Marchi, l'ingegnere ha paragonato la struttura alla situazione di un vecchio di 100 anni che all'apparenza sembra stare bene, ma che in realtà potrebbe cedere da un momento all'altro. Insomma, è emerso chiaramente che gli interventi sul ponte sono necessari e senza di essi è impossibile allo stato attuale riaprirlo alle auto e tantomeno ai mezzi pesanti. Prima parlavamo dell'iniziativa di oggi per ricordare la strage di Via Ponchielli, un'altra iniziativa la vediamo sul nostro sito, pubblicata sul nostro sito, Livorno-Viareggio, sabato la traversata del cuore. Livorno e Viareggio unite via terra e anche via mare, sarà una bella traversata in barca a remi dal porto Labronico a quello versiliese a legare nuovamente le due città nel segno della memoria, nel ricordo delle stragi simbolo, quella del Moby Prince del e quella di Via Ponchielli del 2009. L'evento sportivo ribattezzato Traversata del Cuore è una novità nel ricco calendario di iniziative per il mese della memoria. Si terrà sabato mattina 1 giugno, organizzato dall'Associazione Vigili del Fuoco con la collaborazione delle due capitanerie. A remare sarà il gruppo sportivo Tomei di Livorno, composto da 4 vogatori e un timoniere. Passiamo alla cronaca di Lucca, La Nazione, la pagina principale. Muore in bici stritolato dal treno, vittima un 50enne lucchese alla stazione di Ripafratta. La notizia nel taglio alto, sempre nella pagina principale, i nostri soldi, il Comitato Centro Storico fa un appunto al comune incapace di riscuotere, tassa rifiuti, mancano 16 milioni, partito un esposto alla Corte dei Conti e poi un approfondimento del quotidiano sul mestiere social con appunto degli esempi di giovani lucchesi che si sono cimentate in diverse iniziative, anche in diverse professioni per appunto promuovere le loro attività. Sempre nella pagina principale la notizia da Castelnuovo, il distretto ASL è vietato ai disabili e arriva a Striscia. SOS dall'ospedale Tambellini si appella ad ASL e Regioni, il presidente della Regione Toscana Rossi promette interveniamo. Le nostre iniziative, l'iniziativa del quotidiano La Nazione, la Costituzione domani sarà in regalo con il quotidiano. Diamo uno sguardo quindi alle pagine interne, a sinistra vediamo una notizia che riguarda il mondo della scuola, scultori digitali, autori a confronto, i migliori studenti del mondo in Garfagnana per l'innovazione e la scultura digitale. Si chiama Digital Stone Project e nasce da un accordo tra Garfagnana Innovazione SRL e Digital Stone, organizzazione tecnologica no profit americana-statunitense nata nel 2005 da un gruppo di scultori al servizio di artisti, architetti e designer da tutto il mondo, un workshop della durata di un mese a partire da domenica che giunge alla sua 7ª edizione, vedrà i migliori studenti selezionati dalle più importanti università mondiali realizzare la loro opera digitale grazie ai robot scultori programmati dai tecnici appunto di Garfagnana Innovazione. E poi appunto l'approfondimento di cui vi parlavo prima, dei social business, una miniera a colpi di click, lo vedete in alto la foto appunto di Chiara Ferragni, che è un po' il simbolo di questa nuova tendenza, con diversi esempi appunto di giovani lucchesi che possono essere nel mondo della moda. Questa ragazza appunto Elisa Bruno di 23 anni, laureata in scienze infermieristiche, fa la modella e dice guadagno grazie a 4.000 seguaci, la star di Instagram, sono influencer, sogno una grande città. Sfogliamo ancora le pagine della Nazione, rifiuti esposto alla Corte dei Conti, vivere il centro storico, silenzio sui 16 milioni di bollette non riscosse.
Quindi sono 16 milioni di euro di bollette rifiuti non riscosse negli anni, alcune risalgono addirittura al 2003. Questa denuncia del Comitato Vivere il Centro Storico diventa esposto alla Corte dei Conti. Ogni anno, a causa di questa manifesta incapacità a riscuotere, la società mette nel fondo svalutazione crediti per un importo sempre maggiore. È stata la lettera di fuoco inviata dal Comitato dei Residenti appunto al Comune, e adesso siamo arrivati a quota quasi 2 milioni. Patto antidegrado tra i cittadini e social, spazzatura in via Guinigi, sacchi di spazzatura a Montagnola lasciati in uno degli scorci della città più frequentati dai turisti, che è appunto via Guinigi. A segnalarlo stavolta è proprio Ilaria Del Bianco, che è la presidente dell'associazione Lucchesi nel Mondo, che non manca di documentare il tutto con un'eloquente fermo immagine che vedete nel giornale. Necessario commentare, dice, non credo, così non va, spazzatura lasciata negli orari corretti e non raccolta. Risponde chi più volte ha provato a segnalare i disservizi a sistema ambiente. Le conclusioni le tira Daniele, da almeno 2 anni che viene detto, ma non capiscono che invece di assumere dovrebbero pensare a formare il personale. La Costituzione in omaggio, l'iniziativa della Nazione, domani con il quotidiano Il Volume, con il testo della Carta repubblicana. E poi anche sul fascicolo lucchese c'è il problema carenza medici al pronto soccorso, soluzioni urgenti per il San Luca. Tambellini chiede un incontro all'ASL e convoca la conferenza dei sindaci appunto per la carenza medici nell'emergenza denunciata dallo stesso direttore del Dipartimento dell'Emergenza Urgenza del San Luca, Ferdinando Cellai. Presto ci sarà anche un incontro con la direttrice generale Casani, così come è avvenuto ieri per il Versilia, una conferenza integrata zonale dei sindaci. La situazione di carenza di medici che si sta verificando al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca, sottolinea il sindaco, è preoccupante ed è necessario che vengano assunti velocemente provvedimenti che garantiscano la copertura dei turni. Ci fermiamo qualche istante per un nuovo stacco pubblicitario. A tra poco. Di nuovo in studio, prima di tornare a conversare con il nostro ospite Giovanni Bigotti della sua idea innovativa che si chiama Marina App, leggiamo ancora qualche notizia di cronaca dalla Nazione di Lucca. Stritolato dal treno in bicicletta, orrore a Ripa Fratta, la vittima è un 50enne lucchese, una tragedia questa ancora da chiarire. Il paese di Ripa Fratta è sconvolto e tagliato in due, gli abitanti continuano a chiedersi perché hanno assistito a una tragedia che si ripete in quella zona, i lampeggianti della polizia, il telo bianco per terra e i resti della bici dell'uomo che poco prima domandava a tutti a che ora passa il treno, e appena quel convoglio è arrivato lui si è come adagiato sui binari. Il dramma Ripa Fratta si legge in queste prime righe della Nazione ieri pomeriggio. Un attimo e quell'uomo di 50 anni, quasi certamente lucchese, non c'era più. Anche il macchinista riferito si è come accucciato, altri hanno assistito alla scena. Automobilisti in coda in attesa che le sbarre si riaprissero e residenti. Per ore ci si è interrogati su chi fosse, aveva in tasca però un biglietto Lucca Ripa Fratta, obliterato alle 13.35 e degli scontrini, tracce da cui partire per la polizia. Sono fermi lui e altri cittadini al passaggio a livello, ecco questo è quanto accaduto, l'uomo che ha una bici con sé con la marca di Ciclipoli, noto negozio nel centro di Lucca, ecco come è stato possibile risalire appunto alla sua origine, alla sua provenienza. Si rivolge agli altri per sapere quando passerà il treno e quando arriva scavalca le sbarre di sicurezza e pare inciampare, riferiscono i presenti. Una donna sente la botta e si affaccia alla finestra, altri lo vedono attraversare senza poter fare nulla.
Abbiamo parlato di sicurezza, di illuminazione, spostiamoci a Viareggio. L'altro giorno, l'altra notte, un nuovo assalto al chiosco Adriano nel cuore della Pineta di Ponente. Oggi ci sarà un incontro in comune con i commercianti che sono appunto convocati in municipio per cercare di porre rimedio al problema della sicurezza nella Pineta. Vediamo questo servizio. No, niente, il servizio non è pronto, passiamo alla nostra rassegna stampa. Continuiamo sul nostro sito Noi TV. Al Palazzo di Vetro a Porcari le immagini raccontano la carta. Vediamo questo servizio. Sì. Qualche secondo. La carta, una storia al futuro, è il titolo della mostra ideata dalla Fondazione Giuseppe Lazzareschi, che resterà aperta al Palazzo di Vetro di Porcari fino al 30 giugno. Una sorprendente scenografia curata dall'architetto Claudio Cammarata fa da cornice a 60 immagini realizzate dal circolo fotografico Amici di Scatto, che ritraggono le fasi del percorso produttivo storico della carta paglia negli antichi stabilimenti cartari sparsi sul territorio delle province di Lucca e Pistoia, fino a giungere all'attuale produzione di carta tissue e cartone ondulato che fanno del distretto lucchese il polo cartario più grande d'Europa. La storia dell'industria nel nostro territorio, figlia di una tradizione che giunge fino ai giorni nostri e che, rielaborata in ogni epoca in maniera sempre più innovativa, guarda al futuro, oggi sorprendente realtà. L'esposizione è corredata da un catalogo frutto di una collaborazione con esponenti del mondo dell'industria, della cultura e delle istituzioni che da sempre sono protagonisti, lavorano e studiano la storia dell'industria della carta. Al piano interrato, speciali visori in 3D portano il visitatore in un modernissimo impianto oltreoceano grazie agli effetti della realtà virtuale. Venerdì 21 giugno alle 18 la mostra ospiterà la tavola rotonda La seconda vita della via della carta in Toscana, alla quale parteciperanno esperti del settore e rappresentanti dei comuni che si trovano lungo il percorso, che sarà analizzato dal punto di vista culturale e turistico. Ecco, prima di dare uno sguardo anche alle notizie di carattere nazionale, torniamo a fare una chiacchierata con il nostro ospite Giovanni Bigotti della sua nuova app che lancerà anche quest'anno la stagione estiva, anche della Versilia, con delle certezze in più sulla presa del territorio. Ma quello sicuramente. Il nostro obiettivo è quello da qui in futuro di sostituirci, se si può dire, al caro telefono. Abbiamo visto, le statistiche ci indicano, già nel 2018 il 40% di prenotazioni online viene fatto da smartphone, quindi il nostro obiettivo, come dicevo appunto, è di sostituirci man mano con gli anni alla parte telefonica. Quindi un turista non chiamerà lo stesso stabilimento balneare con domande tipo avete la piscina, avete il ristorante, eccetera. Uno, aprendo l'app, vede servizi gratuiti e a pagamento, le foto dello stabilimento, la posizione, appunto, come si diceva prima, dello stabilimento, e può prenotare direttamente. Ecco, questi qui vediamo, se dalla regia riusciamo a riprenderli, i kit che avete consegnato anche lei personalmente, certo. Agli stabilimenti balneari. Condividi l'ombrellone e il prossimo drink lo offre Marina. Ecco, come si sta procedendo proprio sul territorio per la promozione, per rendere questa iniziativa sempre più viva? Come si procede? C'è un modo, diciamo, solo per procedere, manualmente, camminando in ogni stabilimento balneare a proporre Marina, spiegare cos'è il circuito e
chi capisce la convenienza di questa iniziativa aderisce, chi è titubante magari aderirà l'anno prossimo o negli anni diciamo futuri, ecco. Ci sono ancora diversi balneari che non accolgono con favore ancora questa. Certo. C'è ancora un po' di titubanza. Quando ci sono le novità spaventano. E siamo un po' tutti titubanti, ecco, riguardo le novità. Ci sono appunto questi tre commerciali che stanno da Carrara fino a Marina di Pisa, stanno camminando e prendendo il sole tutti i giorni negli stabilimenti balneari. Ecco, mi chiedo, visto che questa startup Marina SRL appunto è nata a Cesena, come funziona l'app, dove è nata, quindi nella costa anche romagnola? Nella costa romagnola questa cosa è già diffusa, è stato fatto un test preliminare nel 2017 con 28 stabilimenti affiliati in forma gratuita. L'anno scorso siamo partiti ufficialmente, sono stati ben 94 gli stabilimenti affiliati, arrivando fino a 98, perché alcuni ci hanno chiamato loro stessi, e la cosa ci ha fatto molto piacere per aderire appunto al circuito, al progetto Marina. La stagione scorsa abbiamo i dati, le statistiche ci dicono, abbiamo avuto quasi 15.000 download sia da Android che iPhone, è un bel traguardo per essere il primo anno ufficiale, oltre 30.000 euro di incassi e 12.000 euro di bonus dati agli stagionali. Ecco. Quindi insomma sta andando, sì, sta andando alla grande, bene, almeno per il momento. Esatto. Ecco, un raffronto appunto con la costa anche romagnola, visto che dati Istat di qualche giorno fa parlano chiaro sui dati del turismo. A quanto pare la costa romagnola va a gonfie vele, mentre la Versilia sta retrocedendo in questo senso. In 10 anni ha perso il 5% di presenze a livello turistico, mentre l'Emilia Romagna sta andando alla grande. Rimini ne sta acquisendo tantissime negli ultimi anni, si parla di una crescita addirittura dell'8%. Secondo lei quindi c'è una mentalità più innovativa, più voglia di rischiare, oppure c'è qualcos'altro? Ma sicuramente la digitalizzazione delle attività è un punto a favore per richiamare turisti anche dal nord Italia. Ecco. Un turista da Milano o da Torino che vuol prenotare appunto da smartphone ha una possibilità in più sulla riviera romagnola grazie appunto a questo circuito che abbiamo adottato ad oggi. Quindi come funziona nel concreto? Come si può scaricare questa app? Insomma, qualche informazione utile, certo, anche per chi ci ascolta da casa, per capire insomma qual è la procedura di attivazione e quali sono i primi passaggi da effettuare. La procedura di attivazione è molto semplice, come dicevo prima abbiamo reso la procedura molto veloce e smart. Uno direttamente dal sito internet può scaricare l'app oppure dalla nostra pagina di Facebook o cercando su... Si chiama? Marina App. Marina App. Esatto. O cercando direttamente sui vari store sia dell'Apple sia Android il nome Marina App, per l'appunto. C'è una piccola introduzione con delle slide dove uno si fa un'idea di cosa sta scaricando. Scaricata l'app, che è totalmente gratuita, uno potrà beneficiare di questi servizi. Ecco. Uno sguardo per chiudere alle notizie anche di carattere nazionale, dal Corriere della Sera ovviamente c'è il caso Rixi. Rixi lascia Salvini, ora basta liti o è finita, poi rilancia su flat tax in autunno e TAV. Effetto elezioni, il capo leghista formato
Premier, il pressing sull'economia e la lista nera dei ministri, così il leader leghista veste i panni da Premier. Edoardo Rixi, leghista, sottosegretario ai trasporti del governo Conte, è stato condannato in primo grado a 3 anni e 5 mesi per il caso spese pazze del gruppo della Lega alla regione Liguria. E si è subito dimesso dal governo. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, ha accettato le dimissioni, ma ora dice basta liti, poi il contrattacco su fisco e altra velocità. E sotto stop ai negozi di cannabis in Italia, 800 punti vendita per la Cassazione, è reato il commercio di olio e foglie. Per la Cassazione è reato commercializzare i derivati della cannabis light, la decisione che stravolge un settore in piena espansione, oltre 800 negozi, è stata presa ieri dalle sezioni unite penali. Secondo i supremi giudici, la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis, come l'olio, le foglie, le infiorescenze e la resina. Farlo, scrive la Cassazione, integra il reato di spaccio 20 giorni fa la direttiva di Salvini. Ecco una panoramica anche delle notizie di carattere nazionale. Siamo in chiusura. Io ringrazio Giovanni Bigotti per essere stato con noi, per averci raccontato di questa idea innovativa per insomma lanciare il turismo anche nelle nostre coste. Grazie per essere stato grazie con noi e ringrazio i telespettatori per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.